Ritrovati amici di Almac Channel e buon pomeriggio a tutti gli amici di Dica 48. Allora, con la puntata di oggi iniziamo a rispondere alle domande che arrivano in redazione. Ascolto con voi. Buongiorno, dottor Scarpanti, le chiedo una cortesia, sono Mary, ho le braccia cadenti, come devo comportarmi per aiutarmi un pochino a rassodarle? Allora, intanto ringraziamo Mary per averci contattato e rispondiamo a questa domanda che riguarda molte di voi. L'inestetismo che Mary lamenta è quello che in medicina viene definita tendina, cioè il rilassamento cutaneo della zona del sottobraccio, così brutto da vedere soprattutto nelle donne se portano dei capi d'abbigliamento smanicati. Allora, fondamentale è assolutamente l'attività fisica fatta con dei piccoli manubri o anche solo semplicemente con delle bottiglie piene d'acqua, altrimenti possiamo utilizzare, se non si vuole ricorrere all'intervento del bisturi, a della mesoterapia, cioè delle piccole iniezioni localizzate di acido ialuronico per migliorare la tonicità della pelle, oppure ad una tecnica particolare, sempre iniettiva, iniettando dell'anidride carbonica medicale, cioè la carbossiterapia, che migliora sia la vascolarizzazione che la tonicità della pelle. Vi aspetto, alla prossima, a presto e buona giornata ancora. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti gli amici di Dica 48 dal dottor Scarpanti. Allora, volevo avvisarvi che io, in collaborazione con la redazione di Almac Channel, che gentilmente mi ospita con questa rubrica, accorciare le distanze tra me e voi. In che senso? Allora, abbiamo pensato che poteva essere interessante utilizzare questo spazio per rispondere direttamente a vostre domande, quesiti, dubbi inerenti la medicina estetica e l'alimentazione. Quindi quello che sto per chiedervi è di scrivere direttamente le vostre domande al sito www.progettoalmax.it oppure alla mail info@progettoalmax.it. Tutte le domande, tutti i quesiti, tutti i dubbi verranno presi in considerazione e quelli che possono avere un interesse generale verranno utilizzati per poi dare delle risposte dirette nelle puntate successive. Quindi vi aspetto numerosi, non abbiate timore, chiedete quello che volete e io vi risponderò. A presto, buona giornata.